Amici followers, vi do il benvenuto. Il sipario si alza, svelando il tanto atteso trailer di gioco per il DLC Shadow of the Erdtree 3. Un racconto avvolto da un'atmosfera intrigante, dove emergono parole come puro e radiante. Egli impugna l'amore per purificare, per liberare i cuori degli uomini. Questo è il fulcro della vicenda di Michella. Un intreccio che si svela gradualmente. Non c'è nulla di più spaventoso. Il bozzolo di Michella si staglia nel maestoso palazzo di Mogwin, un portale verso il DLC che si apre sulla Terra dell'Ombra. Un mondo da esplorare a partire dal 21 giugno. Condizione richiesta solo una volta sconfitti Mog e Radahn. Miyazaki rivela che il DLC è almeno delle stesse dimensioni di Limgrave, rappresentando un capitolo aggiuntivo di proporzioni epiche. Entriamo nel DLC nei panni di un Tarnished, di un senza luce, autorizzato a divenire il Lord Supremo, ma gli eventi del gioco base paiono sbiadire in confronto a quanto si svolge qui, con Michella giunto molto prima di noi. Esploriamo quindi ogni dettaglio. Esploriamo la trama e scopriamo tre dei più significativi dettagli di gioco svelati in alcune interviste tradotte. In primo luogo, il DLC di Elden Ring rivelerà una nuova caratteristica di bilanciamento del potere, un elemento chiave della Terra dell'Ombra dove il nostro personaggio potrà potenziare la propria forza d'attacco indipendente dal livello delle rune. Miyazaki menziona che questo sistema è in qualche modo simile a come funziona la potenza d'attacco in Sekiro. In Sekiro non miglioriamo le caratteristiche per infliggere più danni come faremo in Elden Ring. Invece la nostra potenza d'attacco può essere aumentata sconfiggendo determinati boss e reclamando i loro ricordi. Un sistema simile sarà quindi introdotto in Elden Ring, rappresentando un nuovo modo per potenziarsi nel DLC, in aggiunta ovviamente all'uso delle rune per livellare, come siamo abituati a fare. L'aggiunta di questo elemento è dovuta al fatto che From Software è consapevole che molti giocatori affronteranno il DLC con personaggi completati ad alti livelli. Invece di permettere a questi giocatori di dominare facilmente il contenuto, desiderano che essi vivano l'esperienza classica di combattere o lottare contro boss, esplorare altre zone per potenziarsi e quindi riprovare. Introducendo una nuova risorsa di potenza d'attacco e adattando adeguatamente la forza dei personaggi, questa idea potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Ed è particolarmente cruciale per Elden Ring, dato che il destino del gioco dipenderà dall'immenso e ampio open world che offre, e i giocatori devono desiderare o avere la necessità di esplorare quel mondo. Il DLC introdurrà anche numerose nuove armi, ma ciò che suscita maggiore interesse è che queste nuove armi appartengono a 8 nuove categorie. Elden Ring già presentava una vasta gamma di tipi di armi, quindi aggiungerne altre 8 è davvero incredibile. Finora conosciamo 6 di queste nuove categorie. Una è lo scudo del duello, che combina attacco e difesa. Un'altra sono le spade con impugnatura inversa che vediamo utilizzate in questa clip. E poi ci sono armi che consentono uno stile di arti marziali, simile al Dragon Bone Fist di Dark Souls 2 o ai monaci Senpu di Sekiro. Miyazaki menziona anche una grande spada giapponese e una nuova grande spada, qualunque cosa ciò significhi. Elden Ring ha sempre avuto un gameplay a distanza molto fluido, ma le armi erano così deboli che non ne valeva la pena giocarle. E quindi, personalmente, spero davvero che questa volta risultino più efficaci. In ogni caso, il terzo punto di gameplay che desidero menzionare è che nuovamente Miyazaki afferma che l'area del DLC dovrebbe essere almeno delle stesse dimensioni di Limgrave. Ma è necessario tenere presente che tale informazione proviene dalla stessa persona che ha detto a tutti che Elden Ring avrebbe richiesto circa 30 ore per essere completato, quindi non sarei sorpreso se Miyazaki stesse sottostimando la dimensione del DLC. La Terra dell'Ombra, un luogo oscurato dall'Erdtree dove la dea Marika pose per la prima volta il piede, una terra purificata in una battaglia insondabile incendiata dalla fiamma di Mesmer. Fu in questa terra che Michella partì, privandosi della sua carne, della sua forza e della sua discendenza, di tutte le cose dorate. E ora Michella attende il ritorno del suo signore promesso. Approfondiamo questo scritto. La Terra dell'Ombra. Secondo interviste a Miyazaki, la Terra dell'Ombra è un luogo che è diventato fisicamente scollegato dall'Interregno. Quindi non si tratta di una versione alternativa di quel luogo, né sembra che andremo indietro avanti nel tempo per accedere al DLC per una volta. Ed è una novità rispetto ai passati DLC di From Software. Sono particolarmente entusiasta di un DLC che espanderà il mondo attuale invece che un mondo passato o futuro.
Detto questo, comunque, la Terra dell'Ombra conterrà sicuramente molti resti del passato, essendo un luogo oscurato dall'Erd Tree dove la Dea Marica pose per la prima volta il piede. Se questo luogo può essere oscurato semplicemente perché esiste l'Erd Tree, penso che potrebbe essere sempre stata una sorta di dimensione oscura, piuttosto che un luogo situato fisicamente nell'Interregno. Anche se c'è uno spazio di dimensioni adeguate proprio nel mezzo della mappa dove potrebbe collocarsi. Ma penso che l'Erd Tree generi molta luce, quindi l'idea di una Terra dell'Ombra oscurata dall'Erd Tree ha molto senso. Per quanto riguarda il motivo per cui questo luogo è stato oscurato dall'Erd Tree, penso che possiamo attribuire la colpa a Marica. Dopotutto, l'età dell'Erd Tree è la sua era, e questa era è giunta quando lei è ascesa a divinità ed è diventata la portatrice dell'Elden Ring. La parte più grande che è sempre mancata dalla storia di Marica è ciò che è accaduto prima che diventasse una divinità, e l'ombra dell'Erd Tree sembra nascondere le risposte a quella precisa domanda. Le informazioni rilasciate definiscono la Terra dell'Ombra il luogo dove la Dea Marica pose per la prima volta il piede. Ha molto senso che Marica abbia messo piede in questo luogo prima di giungere nell'Interregno, perché sappiamo da tempo che Marica non è nativa dell'Interregno. Fa parte della razza Numen, e si dice che i Numen provengano al di fuori di questo luogo. Quindi si possono definire i presunti discendenti degli abitanti di un altro mondo. Questo altro mondo potrebbe riferirsi alle Terre dell'Ombra, e Marica provenire da lì. O Marica viene da qualche parte al di fuori dell'Interregno e al di fuori delle Terre dell'Ombra, ma ha semplicemente messo piede nelle Terre dell'Ombra prima di avventurarsi nell'Interregno. Entrambe le interpretazioni potrebbero essere vere a questo punto. In ogni caso, sembra che le Terre dell'Ombra siano estremamente importanti per il passato di Marica. Miyazaki, inoltre, ha rilasciato un dettaglio rilevante affermando che le Terre dell'Ombra è il luogo dove Marica è divenuta una divinità e nacque l'Albero Dorato. Quando Marica reclamò l'Elden Ring, il suo atto più significativo fu rimuovere da esso la runa della morte. Molte culture precedenti legate alla morte divennero obsolete, poiché ora si supponeva che le anime ritornassero all'Erd Tree. Quindi se le anime iniziarono a ritornare all'Erd Tree, dove presumibilmente rinascevano, dove andavano le anime prima di ciò? Ora, questa è solamente una speculazione, ma è possibile che le anime andassero una volta alla Terra dell'Ombra? La Terra dell'Ombra poteva forse essere una sorta di al di là? Come prova di questa ipotesi consideriamo che, punto primo, Michella riuscì a partire per la Terra dell'Ombra solo quando si privò della sua grazia e della sua carne, quindi la sua morte lo condusse qui. Successivamente il dialogo del trailer spiega che coloro privati della grazia e dell'oro incontreranno tutti la morte nell'abbraccio della fiamma di Mesmer. Quindi coloro che sono privati della grazia dell'oro devono incontrare la morte in questo luogo. E l'ultimo elemento di prova per questa speculazione è che nella lore di Elden Ring esiste già un regno ombroso della morte chiamato Elfen. Poiché sappiamo che l'Erd Tree ha disturbato i cicli precedenti della morte nell'Interregno, ha senso che l'Erd Tree possa oscurare la Terra dell'Ombra. Oltre che essere una luminosa fonte di luce, potrebbe aver sostituito la sua esistenza come una sorta di al di là. Ma potrei sicuramente sbagliarmi riguardando la questione dell'aldilà. Fatemi sapere anche voi ragazzi cosa ne pensate, perché attualmente sto letteralmente volando con l'immaginazione. Ad ogni modo, la Terra dell'Ombra è ora di nuovo rilevante, poiché i senza luce, cioè i Tarnished, hanno trovato un modo per entrare in questo luogo dimenticato. Dagli scritti si può leggere anche «una terra purificata in una battaglia insondabile, incendiata dalla fiamma di Mesmer». Interpreto questa come la terra sconvolta da una battaglia e poi purgata dalla fiamma di Mesmer. Questi sembrano essere due eventi separati, quindi parliamo prima della guerra e di questa battaglia insondabile. In un'intervista Miyazaki fa riferimento alla guerra quando viene menzionato il nemico nel trailer, il Wickerman, e risponde: «Questo imponente focolaio di fiamme rappresentava un orrendo e crudele strumento impiegato durante una guerra svoltasi nelle Terre dell'Ombra. Il legname che si vede costituisce in realtà ciò che resta dei corpi collocati lì per essere consumati dal fuoco. Riguardo all'identità dei nemici immolati nel Wickerman, potrei ipotizzare che fossero avversari di Marica, considerando la sua trionfante emergenza come divinità, accanto all'Albero Dorato. Tuttavia, tale supposizione rimane speculativa. L'origine del Wickerman affonda nelle leggende celtiche, in cui si narra del sacrificio di individui all'interno di statue di vimini. Tuttavia, diversi utenti hanno anche sottolineato che il design potrebbe trarre ispirazione da Berserk. Se si osserva attentamente, è possibile notare una cascata di capelli rossi adagiata intorno al volto, sulle gambe superiori del Wickerman.
Questi capelli rossi richiamano alla mente la treccia rossa del gigante. Ogni gigante ha i capelli rossi e narra del disprezzo di Radagon per i suoi ricci rossi, forse considerati una sorta di maledizione della loro specie. Curiosamente, i capelli rossi rappresentano solo uno dei numerosi simboli considerati blasfemi nell'Interregno, come ad esempio le corna d'Omen, anch'esse segno di essere disprezzati sotto l'Ordine Dorato. Queste corna sono visibili sul Wickerman, sugli avversari e persino sulla creatura simile a un orso con una runa. Inoltre c'è una strana creatura, ippopotamo, per così dire, che utilizza un aspetto del crogiolo, anch'esso un simbolo diventato oggetto di disprezzo e scherno. Aggiungiamo ciò uno spirito che brandisce il tagliacarne, l'arma distintiva dei reietti, anch'essi emblema di disprezzo. In buona sostanza, nel DLC, nessun personaggio sembra raccogliere tanti simboli blasfemi quanto Mesmer, colui che si trova al centro di questa oscura trama. Questo è il semidio che incendierà la Terra dell'Ombra, e la madre che viene menzionata negli scritti è la regina Marika. Un'intervista ufficiale, che sono riuscito a reperire, rende questo abbastanza chiaro, e citando Miyazaki, alla conclusione del trailer è possibile notare un'illustrazione chiave che ritrae Mesmer seduto su una sedia simile a un trono. Coloro che hanno giocato al gioco potrebbero identificare questo trono come uno di quelli presenti nella sala del boss durante l'epico confronto con Morgoth, per esempio. Questi troni sono rappresentativi della gerarchia alla base dell'Erd Tree e suggeriscono che Mesmer sia paragonabile agli altri semidei e discendenti di Marika, i quali occupavano simili troni e detenevano le rune dell'Erd Tree. Quindi è una figura importante che rivalizza con gli altri semidei. Riguardo a chi sia il padre di Mesmer, ci sono molte indicazioni che sia un prodotto di Radagon. Per prima cosa, c'è la chioma di capelli rossi, e poi c'è il fatto che il nome di Mesmer inizia con la M, che si adatta alla convenzione di denominazione dei figli di Marika e Radagon, che sono Michella, Malenia e possibilmente Melina. Parlando di Melina, c'è un discorso da fare a proposito della teoria delle farfalle, che sostiene che tutti i figli di Radagon e Marika abbiano una farfalla propria. Quella di Michella è la farfalla nascente, quella di Malenia è la farfalla eterna, e dato che Melina è la fanciulla che innesca la fiamma, ho pensato che fosse in qualche modo riconducibile alla farfalla di fuoco. Ma ora sembra che questa farfalla potrebbe appartenere invece a Mesmer, considerando il suo simbolismo del fuoco molto più evidente. Detto questo, nel trailer ora compare una quarta farfalla rosa, quindi è possibile che la teoria delle farfalle abbia ancora validità. Se Mesmer è effettivamente nato insieme agli altri figli di Marika e Radagon, ciò colloca la sua esistenza leggermente più avanti nella linea temporale. Ancora nell'età dell'Erd Tree, ma dopo che Radagon ha lasciato Rennala per Marika. In ogni caso, Mesmer si troverebbe nella Terre dell'Ombra portando la morte a coloro che sono privati della grazia dell'oro. Coloro, infatti, che sono privati della grazia dell'oro incontreranno tutti la morte nell'abbraccio della fiamma di Mesmer. Poiché questa frase è pronunciata da una terza parte, sembra che ci sia una convinzione comune che il ruolo di Mesmer sia di infliggere la morte a coloro privati della grazia che si trovano nella Terra dell'Ombra, compreso apparentemente il nostro Tarnished, il Senza Luce, che si trova in contrasto con Mesmer. In un dialogo, Mesmer si interroga sul perché Marika ha ritenuto opportuno ripristinare la grazia al Senza Luce, guidandolo a divenire Elden Lord, anche se ai suoi occhi siamo privi di luce. Mesmer mi sembra un po' il classico ribelle emarginato. Non è ciò che ci aspetteremmo da qualcuno che sta chiaramente uccidendo persone private della grazia dell'oro, ma alla fine credo che tenga Marika in grande considerazione e che stia agendo comunque in suo nome. Mesmer lo troviamo seduto su un trono di semidei, e potrebbe essere più di quanto sembri. Grazie a un accurato lavoro di immagine, su Reddit l'utente Wooser69 è stato in grado di identificare chiaramente una statua che raffigura Marika sullo sfondo, con la sua caratteristica treccia abbracciale, tenendo in braccio un bambino. Forse quel bambino potrebbe essere Mesmer? Sebbene sia solo speculazione, chiaramente, Questo evidenzia il modus operandi di Marika, che usa le persone, anche i nemici e persino i blasfemi, per raggiungere i suoi scopi. Un esempio palese è la sua capacità di mantenere in vita un gigante del fuoco solo per sorvegliare qualcosa per l'eternità. Ma cosa rende blasfemo Mesmer? In primo luogo i serpenti, secondo il mantello del custode della tomba, e i serpenti sono considerati traditori dell'Erd Tree, indipendentemente se si riferiscono a quelli di Mesmer o al grande serpente. Questi serpenti non sarebbero ben visti dall'Ordine Dorato
e l'uso del fuoco da parte di Mesmer, vietato a coloro che servono l'Erdetri, potrebbero indicare una connessione con la fiamma del dio caduto, anche se le connessioni sono deboli, con i capelli rossi e i serpenti che appaiono sulla forgia di fiamme dei giganti. Mesmer quindi è chiaramente legato anche alla comunione del drago, un atto malvisto che coinvolge il consumo dei cuori dei draghi per divenire simili a loro. La sua armatura alata richiama il set del Drake Knight, associato alla comunione, e il titolo di Mesmer l'impalatore potrebbe derivare dal suo stile di combattimento o da atti compiuti nelle catacombe dell'impalatore nell'interregno. Quindi ragazzi, in conclusione, tra tutti i personaggi che mi vengono in mente, solo i giganti del fuoco e Marika hanno subito la sorte di essere trafitti. Anche se le picche dei giganti del fuoco non sono identiche alla lancia di Mesmer, mostrano una certa somiglianza però, e per quanto riguarda Marika, impalata alla fine del gioco, non è mai stata fornita una spiegazione soddisfacente. Quindi forse questa potrebbe essere l'occasione per chiarire finalmente quel mistero. In conclusione, avverto come l'impressione che Mesmer sia un tipo di figlio ribelle e blasfemo, per non dire un'altra parola, ma che nonostante ciò rimanga comunque fedele e, ancora più importante, utile per sua madre. Che dire ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video e ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, spero che comunque queste speculazioni vi hanno fatto sorgere qualche dubbio, qualche domanda. In questo caso scrivetele pure qua sotto nei commenti ragazzi, perché da qui fino a giugno ne passerà di acqua sotto i ponti. Quello che avete visto oggi è una summa di tutte le informazioni che sono riuscito a reperire finora di tutto quello che era stato raccontato, e a questo proposito io come sempre vi invito a mettere un mi piace al video, a iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video, e qualora foste interessati a vedere dell'altro fatemelo sapere nei commenti. Un ringraziamento ancora ragazzi per la visione del video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!